invocare la protezione di San Giuseppe e portarlo sempre con sé tutto il giorno. Volete sapere di che si tratta? Seguitemi, dopo la sigla. Salve a tutti dal vostro Salvatore e da Radio Sole Vivo. Eccoci, oggi siamo in un video in una giornata un po' particolare. Vi aspettavate ieri il video sui sacramentali, ma invece lo facciamo oggi. Bene, lo facciamo oggi perché abbiamo voluto approfondire un sacramentale molto importante che adesso poi di seguito vi illustrerò alla meglio. È un sacramentale poco conosciuto. Voi sapete che noi sul canale diamo sempre spazio a questi sacramentali poco conosciuti ma molto importanti, e in particolare oggi ci affidiamo anima e corpo completamente a San Giuseppe, in particolare dalle apparizioni di Edson Glauber. Prima però di entrare nel merito del video, come sempre io vi ricordo i nostri canali social. Siete tantissimi ormai a seguirci, oltre 5.000 su questo canale YouTube. Poi ancora ne abbiamo tantissimi anche sui due canali Telegram, di cui uno è per le persone che, diciamo, non vogliono così il fastidio dei messaggi quotidiani, così magari ne abbiamo uno soltanto per divulgazione delle notizie riguardanti alla fede cattolica e ai nostri video. Un altro invece per chi vuole interagire ed essere un po' più diciamo in contatto con noi e con tutti gli utenti di Radio Sole Vivo. Quindi abbiamo come sempre il canale Facebook, il canale YouTube di cui abbiamo parlato, i due canali Telegram, la mail Nicola SOS Nicola Reina 28 @gmail.com, scusate, i due canali Telegram come abbiamo detto, e il canale Facebook che sta crescendo molto 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 con molte soddisfazioni. Poi prima di entrare ancora nel parlare di questo meraviglioso scapolare, io vi ricordo ancora come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di commentare, condividere, fateci crescere e aiutateci a divulgare quelle che sono tutte le verità della fede. Andiamo poi adesso nel merito del video e vi ricordo che se restate fino alla fine ho una notizia bomba da darvi, veramente, perché oggi è giovedì, sarà diciamo l'ultimo giorno dei video per questa settimana, perché abbiamo in programma una sorpresa per voi. Quindi rimanete fino alla fine del video e vi illustrerò di cosa si tratta. Andiamo appunto a vedere lo scapolare di cui stiamo parlando. Eccolo qui con i nostri potenti mezzi, è lo scapolare di San Giuseppe rivelato ad Edson Glauber. Questo scapolare è veramente 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 importantissimo, perché andiamolo a leggere. Lo scapolare di San Giuseppe, Edson Glauber, 14 luglio 2000, ebbe una prima apparizione in merito allo scapolare di San Giuseppe. Si trovava nel santuario di Nostra Signora del Carmelo a Aylesford, scusatemi, in Inghilterra, scusatemi la traduzione, dove nel 1251 la Santissima Vergine apparve al santo carmelitano Simone Stock, rivelandogli lo scapolare della Madonna. Ancora una seconda apparizione Edson Glauber la ebbe il 16 luglio 2001 a Nostra Signora del Carmelo a Sciacca, in provincia di Agrigento, e durante l'apparizione della Sacra Famiglia fu chiesto di realizzare questo scapolare. Questo scapolare lo vedete qui, banalmente c'è San Giuseppe, che non è mai banale, San Giuseppe con il santo bambino in braccio, la Santa Vergine dietro, e poi dalla parte posteriore ci sono i tre sacri cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria, collegati da questa luce, da questi raggi di luce. Andiamo a vedere, diciamo, come lo spiega Edson Glauber. Poi vi lascerò tutto in descrizione, sia la sitografia, sia come acquistare e come avere lo scapolare di San Giuseppe. Lo scapolare di San Giuseppe rappresenta il segno di protezione e di fedeltà al cuore di San Giuseppe, che desidera condurci a Dio e alla santità, ricordandoci principalmente le sue virtù, la purezza, l'obbedienza, il silenzio e l'umiltà, infervorandoci nella fede e nell'amore a Gesù e alla Santa Vergine. Coloro che useranno questo scapolare, San Giuseppe li difenderà come sua proprietà e otterranno innumerevoli grazie dal suo cuore castissimo. Bellissima. Soltanto per questa promessa varrebbe la pena di
indossarne, diciamo, 3, 4, 5 di scapolari, scherzo ovviamente. San Giuseppe non solo ha visto, ma ha toccato e abbracciato e baciato colui che il cielo e la terra non possono contenere, coprendolo col suo manto protettore e difendendolo contro ogni male e pericolo. Edson Glauber descrive così a cosa è accaduto l'8 giugno 2011 a Manaus durante l'apparizione. Il bambino Gesù ha aperto le braccia e nelle sue mani apparve lo scapolare di San Giuseppe. Mostrandomelo, mi fece capire quanto è importante far conoscere questo scapolare a tutta l'umanità, specialmente ai giovani. Il demonio odia questo scapolare e non vuole che sia diffuso, ma il bambino Gesù mi ha fatto capire che questa è una grazia concessa all'umanità intera. Il nemico non riuscirà ad impedire che arrivi in tutti i luoghi. E quindi in questo modo noi vogliamo arrivare a quanto più persone possibile. Quindi mi raccomando, condividete. Ecco, torniamo un attimo sul mio faccione. Condividete questo video perché l'ha chiesto Gesù. Se solo volessimo fare uno smacco al principe delle tenebre, che non oso neanche nominare, dovremmo condividere questo video e far conoscere a tutti lo scapolare di San Giuseppe e la sua importanza, così come rivelata dal bambino Gesù. Torniamo al racconto, ancora il 16 luglio 2013, Edson Gabler riporta le parole di Gesù appena sentite: vi ho dato una grande grazia, figli miei, lo scapolare di mio padre Giuseppe, segno della protezione, della grazia e della benedizione dei nostri santissimi cuori. Come abbiamo visto, ci sono i tre cuori. È bellissimo quando Gesù dice lo scapolare di mio padre Giuseppe. È bellissimo perché Gesù, seconda persona della Santissima Trinità, ha come padre l'Eterno Padre. Sentire chiamare Gesù mio padre Giuseppe è proprio veramente è una cosa emozionante. Questo scapolare è un dono per le anime che amano Dio e una grazia che aiuta molto a rimanere fedeli al cammino santo che porta al cielo. Quindi c'è anche la perseveranza. Coloro che usano e portano con sé lo scapolare di mio padre Giuseppe, non incontreranno la mia giustizia. Altra promessa bellissima alla loro morte, ma alla mia misericordia. Quindi non incontreranno la mia giustizia alla loro morte, ma la mia misericordia. Accogliete con amore questo scapolare e divulgatelo il più in fretta possibile per la salvezza di molte anime. E qui entriamo in gioco noi, anzi, entrate in gioco voi, utenti di Radio Sole Vivo. Condividete questo video, lo ha chiesto Gesù. Fatelo soltanto per non fosse altro che per la richiesta di Gesù, quindi condividetelo, facciamolo conoscere a tutti. Ancora torniamo qui. Gesù a Coralgo il 19 febbraio 2009, un mese prima della festa di San Giuseppe: io desidero che tutti si preparino degnamente alla festa di mio padre virginale Giuseppe, con preghiere, con la recita del suo sacro manto, poiché tutti coloro che si consegneranno alla sua protezione saranno sotto il manto protettore e dentro il mio sacro cuore e il cuore immacolato di mia madre. Quindi importante, chi si consacra a San Giuseppe, chi indossa lo scapolare di San Giuseppe, chi chiede la protezione di San Giuseppe, non solo è protetto dallo stesso San Giuseppe, padre virginale di Gesù, ma anche dal sacro cuore di Gesù e dal cuore immacolato della Vergine Maria. Quindi facciamo il pienone di protezione, che in questo periodo è sempre importante. Informazioni sullo scapolare, questo è molto importante. Lo scapolare di San Giuseppe deve essere imposto e deve essere prima benedetto. Ecco qui come dice proprio questo sito che vi lascio in descrizione. Per l'imposizione dello scapolare di San Giuseppe si deve pregare per il mese precedente il sacro manto. Quindi importante. Prima di fare l'imposizione di questo scapolare si deve pregare il sacro manto di San Giuseppe per 30 giorni, in ricordo dei 30 anni di vita vissuti di San Giuseppe con Gesù, figlio di Dio. Il fedele deve confessarsi, prima dell'imposizione ci si deve confessare, partecipare alla Santa Messa, io dico tridentina, ma questa è un'aggiunta che faccio io, povero peccatore, e si deve ricevere la Santa Comunione in ginocchio e non sulla mano, per non offenderlo, perché poi non vogliamo in nessun modo offendere né Gesù né la Santa Madre di Dio e né San Giuseppe. Lo scapolare dovrà essere benedetto da un sacerdote e usato con fedele devozione, imitando San Giuseppe e le sue virtù, onorando e aiutando i più bisognosi e gli afflitti.
Chi indossa lo scapolare deve diffondere la sua devozione affinché molti possano godere dei benefici delle grazie che sgorgano dal cuore castissimo negli ultimi tempi sopra tutta l'umanità. Ed è quello che stiamo facendo noi in questo momento, divulgando, e quello che farete voi divulgando questo video. Chi indossa lo scapolare deve, come abbiamo detto, i fedeli devono sempre ricordare le promesse di San Giuseppe e meditarle, poiché le promesse del suo cuore castissimo ci aiuteranno a capire la grande misericordia di Dio per l'umanità, che ha riempito il cuore di San Giuseppe con tante virtù e benedizioni, donandogli il potere di aiutarci nei momenti difficili e per le nostre necessità. La celebrazione dell'imposizione dello scapolare sia fatta nelle feste di San Giuseppe, quindi attenzione importante, o l'imposizione deve essere fatta o nella festa di San Giuseppe il 19 marzo, o il 1 maggio, oppure nella festa del cuore del suo cuore castissimo, oppure ogni primo mercoledì di ogni mese. Quindi importante. Quindi adesso non so, ci metteremo d'accordo un attimo con lo staff di Radio Sole Vivo, perché vorrei pubblicare il video del Sacro Manto di San Giuseppe, così magari da aiutarvi nella recita del Sacro Manto, così da aggiungere poi alla consacrazione che dovrete fare con un sacerdote, alla benedizione dello scapolare e quindi all'imposizione. Torniamo appunto a vedere poi ancora nel, vi linko in descrizione, ma chi è sul canale Telegram glielo linkerò anche sul canale Telegram, la preghiera e benedizione dello scapolare di San Giuseppe, come ancora la formula dell'imposizione dello scapolare, che trovate sia sul sito, ma la pubblicherò anche sui nostri canali social per chi volesse ancora approfondire, per chi volesse ancora averla e quindi poi chiedere al sacerdote di imporglielo. Bene, ancora in descrizione vi ripeto, avete la sitografia, quindi andare a leggere questo che vi ho letto oggi, avete anche i contatti per andare a reperire lo scapolare di San Giuseppe, quindi andate banalmente a prenotare. Noi non abbiamo, non abbiamo contatti, vi stiamo linkando soltanto il sito dal quale si può andare ad acquistare questo sacramentale da far benedire successivamente. E poi vi dovevo dire la sorpresa che volevamo farvi. C'è da dire che questo fine settimana noi di Radio Sole Vivo andremo a Tuar, nella sede dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia, e andremo appunto a pregare, e sottolineo soprattutto per chi è nostro detrattore, che ci segue sempre, ci segue molto più magari degli abbonati, andremo a pregare la Santa Vergine della Riparazione dinanzi al tabernacolo, reciteremo la Santa Messa, faremo l'ufficio della riparazione, e quindi porteremo tutte le vostre difficoltà, tutte le vostre richieste, tutte le vostre preghiere e lì sulla Cappella della Riparazione, e chissà se avremo abbastanza like su questo video e se avremo anche seguito a questo video, se vediamo che il video va bene, vediamo anche di organizzare una bella diretta, fosse anche per qualche minuto, dalla Cappella di Tuar, così da farvi entrare nel vivo delle celebrazioni, delle preghiere e di tutto quanto quello che si vive all'interno della cappella. Vedremo se sarà possibile. Rimanete collegati con il canale, perché così capirete se riusciremo o no a fare questa diretta. Noi ci proviamo, ci metteremo tutto il nostro e con la speranza di rendervi sempre un servizio quanto più vicino alla verità possibile e quanto più onesto e cattolico possibile, perché non dobbiamo dimenticarci che noi siamo cattolici cristiani, apostolici romani, vogliamo continuare ad esserlo con la fede limpida e pura che ci ha portato fino ad oggi. Prima di lasciarvi vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, commentare, condividere questo video importantissimo, veramente importante, e vi lascio ai prossimi video sul canale. Pregate per noi, che noi preghiamo per voi dalla Cappella di Tuar, e se
questo video raggiungerà molti like e molti pollici verso l'alto, molte condivisioni e molte visualizzazioni, faremo anche la diretta da Tuar. Ora sta a voi se volete vederla. Un santo saluto!